Finalmente vi possiamo far vedere via Zantedeschi il monolocale finito, arredato con l'arredamento di cartone. Ragazzi, guardatelo, sarà un video brevissimo. Siamo già arrivati qua. Un monolocale è già stato venduto, l'altro sta per andare online. Guardiamolo insieme perché vi dico anche il prezzo. Andiamo su a vederlo. Giornata uggiosa oggi qui a Verona, ma vi garantisco che la vista sarà comunque bella, perché vi ricordo che qua siamo al quinto piano con ascensore e con due balconi. Un monolocale con due balconi, andiamo. Vi invito a darvi vedere anche l'altro video sulla stessa playlist di Zantedeschi, perché vedete l'appartamento com'era prima e com'è stato anche durante i lavori, che è sempre molto bello. Stiamo aspettando l'ascensore che è appena arrivato. Ciao, sono Francesco. E Andrea. E Stefano di QVSPA. Noi acquistiamo un appartamento che non utilizzi più o che hai ricevuto in eredità, come questo, questo o questo. Iscriviti al canale ed attiva la campanella, così ogni settimana potrai ricevere consigli utili sul settore immobiliare. Allora, giusto per riassumervi, questo è il portone d'ingresso dell'ex appartamento. Qui la bussola l'abbiamo fatta noi. Questo appartamento è già stato venduto di fronte a noi. Questo è quello del video di oggi. E vedete già che è tutto magnifico. Guardate che monolocale che vi sto facendo vedere, state lì perché vi dico anche il prezzo. Guardate, ve lo spiega mio fratello, che lui ha sopravveduto ai ragazzi che hanno seguito questo cantiere. Quindi vai, Steffi, brevemente. No, è vero, l'ha fatto Filippo, dai. Comunque, allora ragazzi, frazionamento, questo secondo me è il più bello dei due, perché abbiamo uno spazio molto lineare che si può dividere un po' a piacere qua nella zona centrale. Si parte con la cucina, dove è un po' protagonista questa colonna, dove abbiamo inscatolato, penso, uno scarico, una colonna del condominio, quindi una cucina un po' bipartita. Che è di cartone al momento, giusto per farvi che vedere. Che è di cartone, sì, la cucina dell'home staging. Okay. Qui, cosa molto bella della zona giorno, se così possiamo chiamarla, è questa vista comunque aperta, piano alto. Facciamoglielo vedere. Lato centro storico, che ci fa vedere di là la parte delle torricelle. Quello là è il campanile di San Zeno. Qua è il campanile di San Zeno, quindi là c'è Piazza San Zeno. Scendiamo giù a piedi, in due minuti siamo in Piazza San Zeno, ragazzi, centro storico. Guardate che balcone, ragazzi, un balcone di tutto rispetto. Potete ovviamente mangiarsi fuori senza problemi. Guardate che vista aperta per questo monolocale. Quelle là in fondo, quelle che diceva mio fratello, quelle là sono le torricelle. Serramenti ovviamente tutti nuovi, eccolo qua, tutti come i nostri standard. Anche tavolo ovviamente dell'home staging, presa TV. Di qua abbiamo un altro ingresso a questo balcone, sempre lo stesso balcone, questa terrazza, ecco, lo possiamo chiamare, perché ci possiamo mangiare fuori. Di qua lo stesso spazio, ma c'è questo volume che è un po' la zona della camera, no? La zona notte. Però guardate com'è ben separata, dai, alla fine, cioè è un monolocale che si separa bene. Se vi immaginate qui una piccola libreria, anche con tre o quattro spazi, quindi diciamo da destra verso sinistra, separa benissimo la zona giorno dalla zona notte. Anche il letto ovviamente qui è di cartone, ragazzi, non so se l'avevate mai visto, però questo va a rappresentare lo spazio della camera. Anche qui abbiamo il nostro bel affaccio. Termosifoni che chiedono sempre, li abbiamo cambiati, non li abbiamo cambiati? Com'è il riscaldamento qua? Termosifoni li abbiamo cambiati, certamente, sempre nuovi, il riscaldamento è centralizzato, ci sono i contabilizzatori da cui poi il condominio prende i dati per la ripartizione, quindi si paga sempre a consumo. Mensoline invece? Mensoline sono quelle esistenti, belle, quelle sono in marmo rimaste. Lì la veletta che l'abbiamo fatta noi per incassare tutti i faretti, come facciamo normalmente sulle camere, sui letti in camera. Andiamo a vedere la zona bagno, che di qua siamo nella zona bagno, che possiamo proprio chiamarla una zona bagno, perché abbiamo questo simil disimpegno, questo antibagno con il suo lavabo. Qua c'è un boiler che possiamo andare a incassare in un'armadiatura per metterci sotto anche l'attacco della lavatrice, eccolo lì. Abbiamo un'altra porta, un'altra porta finestra che dà su un altro terrazzino. Ragazzi, due terrazzini, stessa misura dell'altro, guardatelo. Se avete voglia di esibirvi. Ve lo apro perché comunque. E qui abbiamo il nostro bagnetto, spazi oserei dire anche massa, anche troppo, controsoffitto con i faretti. Abbiamo i nostri sanitari qua belli in ordine e di qua abbiamo il piatto doccia.
tac, la nostra doccia bella incassata lì con il soffione e il termoarredo elettrico che possiamo accendere e spegnere come ci pare in maniera indipendente. Arriviamo quindi ai numeri finali, ragazzi. Partiamo dalla ristrutturazione. Allora, per fare questi due appartamentini, questo frazionamento, siamo arrivati a spendere tra tutti i costi dell'impresa e le spese tecniche 110.000 euro. Tra questo e quell'altro. Tra questo e quell'altro, quindi abbastanza un record per QV per i due monolocali, quindi circa 55.000 euro per ogni unità di incidenza, ecco, per quelli interessati a capire con che livello di qualità abbiamo speso qui. E livello commerciale, ragazzi, invece il prezzo, finalmente qua siamo a un quinto piano, un monolocale completamente ristrutturato con due balconi in una palazzina di medio livello, zona Corso Milano, per chi se ne intende, e per chi è di Verona siamo esattamente dietro al McDonald's di Corso Milano con una vista bella aperta. Questo monolocale uscirà adesso in vendita a 145.000 euro. Scrivimi nei commenti cosa ne pensi, rapporto prezzo qualità, se ti è piaciuto, se non ti è piaciuto, pollice in alto, pollice in basso, come vuoi. Scrivi qualcosa, al prossimo video. Alla prossima. Una spinta, ciao.